Ma in pratica abbiamo due tipologie di intervento in Val Bondione. La prima, i lavori sono già in corso, riguarda il materiale che si è scaricato nell'alveo del fiume Serio. È un cono di direzione attivo sul lato destro che ripetutamente scarica del materiale. In questo caso però ha ristretto notevolmente l'alveo e c'è un serio rischio che possa esserci l'esondazione del Serio sul piazzale, coinvolgendo poi anche delle strutture pubbliche che sono presenti in zona. Lì stiamo intervenendo come regione, sono lavori dell'ordine di 17.000 euro, appunto già consegnati alla ditta, e oggi avevano i mezzi in loco, stiamo facendo, domani saremo sul posto per seguire materialmente i lavori. E questa è la prima tipologia di lavori. La seconda, che sono finanziati dall'80% della regione e sono in capo al comune, riguardano invece dove si è verificato lo smottamento che ha interessato delle abitazioni. Siamo appena a valle del muro di sostegno della strada per Lizzola, abbiamo avuto il trasporto di materiali, una colata che ha interessato le case. A questo punto gli interventi si riguarderanno il rifacimento delle fognature per renderle adeguate allo scarico delle acque meteoriche e il ripristino del versante. Questo secondo intervento sarà seguito dal comune di Val Bondione, come dico, con l'80% a carico del comune. È ancora in corso in queste ore il computo, per cui l'effettivo dimensionamento economico non l'abbiamo ancora determinato. Penso che saremo sull'ordine di alcune migliaia di euro, di 50.000 euro, un ordine di grandezza, però aspettiamo il computo che viene fatto in queste ore. E nel caso di nuovi forti temporali? Bisogna verificare quando questo avverrà, di subito, però gli interventi sono partiti, partono, per cui chiaramente la probabilità di un evento analogo come intensità a quello della notte scorsa è difficile. In ogni caso la predisposizione di sacchi di sabbia per evitare che l'acqua vada a cadere ancora sulla zona già interessata può essere già una misura sufficiente per contenere un attimo l'eventuale aggravamento del fronte franoso. Però, come dico, stiamo parlando di lavori che già stanno partendo. Nel momento in cui partono è chiaro che possiamo avere da subito dei miglioramenti. Come sta andando qua? Tempisticamente parlando, bene. Qualcosa stiamo già facendo e aspettiamo anche l'aiuto delle amministrazioni, che sono questione di burocrazia, che si muova tutta la macchina per poi far partire i lavori di ripristino. Tutto sommato è andata ancora bene? Tutto sommato è andata benissimo, non si è fatto male a nessuno, bisogna essere sinceri, onesti, e poi il resto un po' alla volta si sistemerà. È andato l'orto però, l'orto è compromesso. Non era compito mio l'orto, quindi era compito del papà, quindi è il papà che è arrabbiato. Non lo seguivo molto io l'orto, ragazzi, non ho tempo. Comunque da subito sono arrivati gli aiuti? Immediatamente, come li ho richiesti, tempo 20 minuti, sono intervenuti sia vigili sia la parte del comune, veramente bravi, complimenti, l'efficienza della macchina funziona perfettamente. Quindi lei proprio ha visto proprio che si gonfiava? Sì, ho visto, ero in piedi, e che paura, perché avevo paura, insomma, qui arrivo giù tutto. Va bene, l'orto era un po' legato, così è andata. Com'è la situazione ora? Si è cercato di ripristinare il possibile e adesso si cerca appunto di vedere gli interventi necessari, urgenti da fare, e chiederemo un po' anche gli interventi da parte della Regione Lombardia, perché il nostro comune purtroppo è in una situazione finanziaria, come tutti gli altri comuni del resto, è un po' particolare. Certo, ci rendiamo conto che il nostro comune purtroppo è soggetto a questi fenomeni, specialmente ultimamente in questi tempi, proprio perché arrivano dei temporali talmente forti che purtroppo il terreno non riesce ad assorbire, e purtroppo forma questi smottamenti abbastanza gravi. È chiaro che forse non si può riuscire a risolvere tutti i punti critici del territorio, soprattutto in un comune così vasto. Ovviamente il nostro comune pensa che è 92 km quadrati, è proprio il comune più grande della Bergamasca.
E ti dirò anche di più comunque che poteva anche degenerare quella piccola frana che è scesa ieri, se noi del 2004-2005 non avessimo fatto un lavoro molto importante proprio in quella zona che ci ha costato 800.000 euro. Per cui ecco, devo dire che siamo sempre attenti appena si può a questi problemi che abbiamo sul nostro territorio.